Caputo, arrivo per Scavone, si chiude la combinazione, Caputo in aria, il tocco di Caputo, il pallone che viene intercettato da Rafael. Alfredson, palla tagliata e c'è la parata di Lamanna, poi il palo, incredibile opportunità per il Verona. Effetto il cross, il colpo di testa e c'è la parata da parte di Lamanna. Pallone in profondità, attenzione Jorginho, la conclusione, la parata di Lamanna che salva il Bari. Ed è il gol di Abate, si sblocca il risultato, era nell'area questo gol, lo segna Abate che adesso va ad esultare al 36esimo sul cross da sinistra, dormita dalla difesa del Bari, e Abate in scivolata ha insaccato nella porta sguarnita. L'arbitro in questo momento manda le squadre negli spogliatoi, vince il Verona al San Nicola, un break a torrente, ma indubbiamente è un risultato che non fa una piega. Vittoria meritata quindi quella della squadra di Mandorlini, e adesso la classifica per il Verona, Gianluca, si fa molto interessante. Sì, è la terza vittoria consecutiva per il Verona che raggiunge in questo momento la Sampdoria, chiaramente grazie al pareggio momentaneamente raggiunto dalla Samp. È un Verona soprattutto che condanna ancora una volta il Bari a delle difficoltà casalinghe, per una squadra che aspira ad andare almeno nei playoff, sicuramente una battuta d'arresto non indifferente. Stiamo per restituire la linea a Daniele Barone, a Claudio Nofri, prima però vi dico...